Perché dobbiamo capire, cominciamo dal Milan o dalla Juventus, Ciro? Come vuoi, per cercare di capire se in questi ultimi giorni accadrà qualcosa per queste due squadre. Ma partiamo dalla Juventus, no? Da Vlahovic e dagli attaccanti, va bene? Visto che si parla tanto di questo attaccante. Dunque, da Firenze dicono mai dire mai, nel senso che da qui al 31 gennaio Vlahovic potrebbe anche lasciare la Fiorentina. Non è detto che però vada necessariamente alla Juventus. Sappiamo che sicuramente l'agente del calciatore ha visto più volte il dirigente della Juve e quindi c'è una sorta così di accordo verbale, di gentleman agreement tra Vlahovic e la Juve. Il problema è che al momento la Juve non si è ancora ufficialmente palesata con la Fiorentina, che addirittura così in privato dice: beh, se agli altri chiedo 70, se si presenta la Juve ne chiedo 80. Non a caso la Juve sta giocando su un altro tavolo, quello di Martial dello United. Ha uno stipendio da cifre blu, in euro 15 milioni e 150 mila. Devi dividerlo per la metà e lo United vuole anche un prestito oneroso vicino ai 5 milioni. Questa è un po' la situazione per l'attacco. Chissà perché non lo fanno giocare loro, Martial. Come dici? Cioè, se uno è bravo, perché non lo fa giocare? Perché non lo fanno giocare? Perché non lo fanno? Non capisco. A parte che se la Juve gioca così, farebbe fatica pure Vlahovic, te lo dico io. Perché tu adesso. Io non sono un grande ammiratore di Morata, devo dire la verità. Però poveraccio, Morata gioca con le spalle alla porta, non riceve un cross, non gli è arrivato un cross, ne ha ricevuto uno di testa in realtà dove ha dato poco. Poteva far meglio. Però. Cioè, è difficile per un centravanti quando stai sempre con le spalle alla porta. Ma quello l'ha detto anche Cristiano. Come? Che quello l'ha detto anche Cristiano quando era alla Juventus. Solo che non poteva fare tutto da solo. Solo che faceva 30 gol. Con la differenza che lui segnava. No, pensa che partiva con 30 gol di vantaggio. Alessandra, che abbiamo da raccontare? Poco? Abbiamo poco da raccontare in questo momento.